Ciao a tutti e benvenuti alla Movie Planet. Oggi vediamo come cercare, trovare, leggere il colore perfetto per la tua automobile. Per questa occasione ci siamo collegati in linea diretta con l'officina Nicoletti. Non è questa, scusate. Regia? Riusciamo? Forse sì. Giuseppe? Giuseppe, mi senti? Sì. Ok, ciao, buongiorno. Buongiorno. Pronti? Tutto a posto? Certo. Perfetto, allora vai con la sigla. Fino a qualche anno fa, per trovare il colore dell'auto, dovevi cercare il codice tinta presente sull'auto, che a volte non c'era nemmeno per vari motivi. Comunque, cercare il codice tinta, prendere le mazzette, guardare fra tutte le varianti, che a volte erano anche 6 o 7, scegliere quella che secondo te andava meglio. Oggi è tutta un'altra storia. Ci viene in aiuto uno strumento meraviglioso, grazie alla tecnologia che ha fatto dei passi da gigante, uno strumento che è in grado in pochi minuti di tirare fuori la tinta perfetta e facilitare la nostra vita lavorativa. Ed eccolo qui, lui si chiama spettrofotometro. Spettrofotometro. Adesso andiamo a vedere da più vicino come funziona questo meraviglioso strumento. Per prima cosa dobbiamo lucidare bene bene il pezzo dove va fatta la lettura, possibilmente che sia vicino alla parte da verniciare, chiaramente, ok? In questo caso noi dovevamo sostituire il paraurti. Quindi la lettura l'abbiamo fatta sui parafanghi. Nel caso del paraurti normalmente la fai su tutte e due i parafanghi per vedere se per caso l'auto è stata riverniciata tempo prima. Potresti anche trovare una fiancata leggermente diversa come colore dall'altra. Una volta fatta la lettura basta collegare lo strumento al computer col suo apposito cavetto, aprire il programma ICRIS, cioè il programma di verniciatura. Una volta aperto ti trovi davanti questa schermata, semplice. Ultima lettura ed ecco qui che ci viene fuori. Già lui dice che la vernice è un pastello. Gli diamo la marca dell'auto, cioè la casa costruttrice, e basta. Cerca e voilà, eccolo qui, perfetto. E qui vediamo il punteggio del colore, cioè il grado di precisione della tinta. Trattandosi di un paraurti dobbiamo avvicinarci il più possibile. In questo caso il programma ci dà una funzione meravigliosa che è questa: crea formula. Che cosa fa? Il programma stesso ci crea da zero una formula in base alla lettura che abbiamo fatto, non in base alla formula esistente. Attenzione, è importante questo. In base alla lettura che abbiamo fatto ci crea una formula da capo, da zero, che si va ad avvicinare il più possibile alla lettura che abbiamo fatto, perché l'auto potrebbe anche aver avuto una verniciatura precedente, per esempio da un'altra carrozzeria, quindi magari un altro tipo di vernice, un'altra tonalità leggermente diversa dall'originale. Quindi con questa funzione andiamo ad avvicinarci il più possibile alla lettura che abbiamo fatto noi. Ecco qui, come puoi vedere,
il grado di precisione è 0,006, cioè vai alla grande. Questa funzione meravigliosa per adesso ce l'abbiamo solo con il pastello, ma speriamo che i tecnici, gli facciamo un appello tutti insieme, che i tecnici sviluppino questa funzione anche sui metallizzati, perché è troppo meravigliosa, cioè ti fa risparmiare un sacco di tempo. Benissimo ragazzi, abbiamo finito, ma prima di lasciarvi vi annuncio che nel prossimo video parliamo di cambiare il colore di un'auto. Un giallo Lamborghini, e lo facciamo in triplo strato. Quindi non ve lo perdete, mi raccomando iscrivetevi, lasciate pure i vostri commenti qui di sotto e...